Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce sono Laura Mara, figlia di Luigi Mara e legale da molti anni di Medicina Democratica. Sono intervenuta in numerosissimi processi in difesa delle vittime colpite dai vari inquinanti nei diversi disastri industriali che purtroppo il nostro paese ha visto crescere sempre di più. Il convegno di quest'oggi si tiene in un luogo deputato per eccellenza alla crescita e allo sviluppo dell'individuo e credo che debba aprire una discussione seria e concreta su una materia che troppo spesso è stata dimenticata non solo dalla magistratura ma anche dal legislatore, direi anche dall'istituzione scolastica e dalla medicina. Faccio riferimento alla materia della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, sulla quale tanto ha speso e tanto ha lavorato Luigi Mara. Luigi, oltre che padre, è stato per me maestro di vita e un insostituibile compagno di lavoro in moltissime lotte sociali e giudiziarie, portate sempre avanti con rigore e determinazione. Vorrei dirvi questo, Luigi ha avuto il merito di aver portato la fabbrica all'interno delle aule di giustizia per l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Il mio primo vero incontro-scontro, diciamo, avuto con Luigi, lo ebbi in occasione proprio della stesura della mia tesi di laurea. Siamo quindi nell'anno accademico più di 20 anni fa, 97-98. Voglio solo leggervi il titolo della mia tesi di laurea, scritta, diciamo, insieme a Luigi. Diritto alla salute e diritti umani in presenza di disastri industriali, i casi della Pharma Plant di Massa e del petrolchimico di Porto Marghera. Quest'ultimo processo poi seguito passo passo con Luigi e terminato, come sapete, con la nota sentenza del 2007 della Corte di Cassazione che riconobbe anche importanti risarcimenti a Medicina Democratica. Quella fu l'occasione che segnò per sempre la nostra collaborazione nelle lotte per l'affermazione della salute, sempre, guardate, compiute in maniera assolutamente disinteressata in difesa delle vittime dei disastri industriali. Luigi, lavoratore della Montedison di Castellanza, diventa intellettuale in fabbrica, ma nel senso più ampio del termine. Le sue conoscenze sconfinate e sempre in crescita, unite però alla consapevolezza della necessità di rivalutare quella che era la scienza ufficiale, erano nate proprio dall'esperienza viva della fabbrica, dalla necessità di difendersi e di difendere i propri compagni di lavoro dallo sfruttamento e dalla disumanizzazione. Aveva però ben chiara una cosa, guardate, che molto spesso oggi sfugge allo scienziato e al tecnico. Cioè che chi sostanzialmente lotta in difesa della salute per ribaltare questa scienza ufficiale non può permettersi, soprattutto in un'aula di giustizia, di fare alcun errore, nemmeno su una formula chimica, ma deve sempre spiazzare l'avversario trovando risposte innovative e puntuali, in quanto la scienza e la tecnica, questo insegnava Luigi, che si presentano in fabbrica, sono comunque scienza e tecnica elaborate da e per i datori di lavoro, mai per gli operai e per i lavoratori. La coscienza di questi concetti fondamentali lo portò, come sapete, a collaborare attivamente con lo scienziato Giulio Alfredo Maccacaro, padre fondatore di Medicina Democratica nel 1976. Credo che il momento più importante di questo periodo, che segnò la vita stessa del movimento, fu l'affermazione del cosiddetto MAC zero, ovvero l'affermazione che per qualsiasi tipo di cancerogeno non poteva esistere un valore di soglia, seppur infinitesimo, al di sotto del quale non vi fosse rischio oncogeno per le persone esposte. L'unico limite ammissibile era quello pari a zero. Questo concetto che fu
come dire, straordinariamente rivoluzionario per l'epoca, ebbe poi, anni e anni dopo, sto parlando del 2010, un riconoscimento stesso in seno alla nostra Corte di Cassazione. Faccio riferimento alla nota sentenza sul caso Montefibre 38.991 del 2010, sezione quarta, che sancì proprio dal punto di vista giurisprudenziale quel concetto, affermando che i TLV possono valere, quindi questi limiti di diciamo così tollerabilità tra virgolette al cancerogeno possono valere per il datore di lavoro solo ed esclusivamente, attenzione, come una soglia d'allarme. Quindi se tu la superi devi rientrare immediatamente, ma mai, giammai, scrive proprio la Corte di Cassazione, possono valere come un limite di innocuità per le persone che sono esposte, perché ciò sarebbe, capite, anticostituzionale, cioè non si andrebbe a coprire quella fascia, per esempio, di lavoratori o di popolazioni esposte che sono ipersuscettibili a un determinato cancerogeno. E dunque, la consapevolezza che il problema della tutela della salute all'interno e all'esterno dei luoghi di fabbrica doveva necessariamente passare attraverso il filtro della magistratura, questa è stata l'idea e l'innovazione di Luigi, per avere poi valenza di diritto acquisito all'interno della nostra società, non più messo in discussione da logiche datoriali di ricatto, lavoro contro salute, lo spinse a partecipare come tecnico, come sapete, in diversi e numerosissimi processi penali, sempre in difesa delle vittime dei numerosi disastri industriali, per esempio dalla Montefibre di Verbania Pallanza, alla ThyssenKrupp di Torino, dall'Eternit di Casale Monferrato, alla Fibronit di Broni, dalla Solvay Alessandria al petrolchimico di Mantova, per non parlare di tutti i processi penali seguiti Pirelli, Franco Tosi, Breda Termomeccanica, che si sono celebrati davanti al Tribunale di Milano, e per non parlare di tutte quelle consulenze, perché io le vedevo, rese in maniera assolutamente gratuita e disinteressata in favore delle vedove di quei lavoratori dei cantieri di Monfalcone e Porto Marghera. Credo che oggi, più che mai, non ci si possa, alla luce anche del titolo di questo convegno, esimere da un attento esame di quello che è stato il restringimento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno delle fabbriche. E voi lo sapete meglio di me, più la maglia dei diritti dei lavoratori si restringe e più feroce diventa l'attentato all'integrità psicofisica degli stessi. A parere di chi parla, i dati preoccupanti sono sostanzialmente due. Da un lato abbiamo assistito a sentenze del Foro Milanese veramente preoccupanti, che hanno affermato una sorta di vera e propria involuzione giurisprudenziale dal punto di vista penale in materia di patologie professionali e soprattutto di patologie amianto correlate. Però questa involuzione giurisprudenziale contemporaneamente si è accompagnata anche a una preoccupante retrocessione legislativa sul piano dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Mi riferisco quindi alle ultime sentenze notissime della Corte d'Appello del Tribunale Sezione Quinta Penale di Milano sui casi per esempio della Pirelli, della Franco Tosi e della Fibronit. Anche le ultime manovre legislative, e qui vengo al comparto di cui prima vi dicevo, soprattutto il cosiddetto Jobs Act varato dal governo Renzi in tema di contratto a tutele crescenti, nient'altro è diventato in buona sostanza, e me ne assumo la responsabilità, guardate, di quello che sto dicendo, di un vero e proprio business per le aziende per licenziare in tutta libertà con cancellazione dell'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori e con eliminazione di fatto dell'articolo 4 dello Statuto che prevedeva un divieto per il datore di installare dispositivi di videosorveglianza all'interno dei luoghi di lavoro. Divieto che oggi non esiste più. Tuttavia, le lotte compiute a difesa della salute dei più deboli direi che hanno portato a risultati soddisfacenti nel 2018.
Da un lato vi dico, e ve lo dico perché c'è stato un silenzio più totale da parte dei mass media, non più tardi del 25 settembre del 2018 è intervenuta la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità, pensate quanto è notevole questa sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte di quel Jobs Act, governo Renzi, in particolare ha dichiarato illegittimo l'articolo 3,1 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte, attenzione, che determina in modo rigido l'indennità che deve spettare al lavoratore che è stato licenziato in maniera ingiustificata. In sintesi, il problema consiste nel fatto che non si lascia abbastanza libertà al giudice, il quale non ha, come dire, i propri margini di discrezionalità nel determinare l'indennità per il licenziamento illegittimo. Ciò proprio perché, come scrive la Consulta, la Corte Costituzionale, si tratta di importi che sono predeterminati in modo rigido. Nel dettaglio l'importo, secondo la legge Jobs Act, è pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Questo è quello che diceva la legge. Il decreto dignità ha alzato la forchetta da 6 a 36 mesi, rendendo l'indennizzo, diciamo, virgolette, più generoso, ma senza comunque andare ad intaccare il principio di fondo sbagliato, cioè il lavoratore di lungo corso ha più diritti dell'ultimo arrivato, a prescindere dal torto subito. Secondo la Corte Costituzionale, tuttavia, la previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria, vi leggo il virgolettato della Corte Costituzionale, è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. E questo mi sembra un bel passo avanti per demolire questo Jobs Act. Anche dal punto di vista giurisprudenziale ci siamo presi le nostre sacrosante soddisfazioni dopo tanti anni di lotte e di battaglie. Faccio riferimento alle ultime sentenze del 2018 che sono state emesse dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione con riferimento alle morti amianto correlate, quindi sostanzialmente erano quasi tutti casi di mesotelioma pleurico, carcinomi polmonari, in alcuni casi anche asbestosi quando l'esposizione è stata massiccia per mansioni, e sono i casi della centrale termoelettrica Enel di Chivasso, con condanna degli imputati, Chivasso provincia di Torino. Non più tardi, proprio del venerdì scorso, il 12 ottobre, è stata pubblicata, ci sono le motivazioni della sentenza Enel di Turbigo, che mi è stata proprio notificata l'altro giorno, e dove ho visto che la Corte di Cassazione ha proprio annullato le due sentenze assolutorie di primo e di secondo grado, dicendo che i giudici di merito avevano motivato in maniera illogica proprio in punto di prova scientifica, quindi tutto il discorso dell'induzione, dell'accelerazione, della latenza, ma su questi punti specifici, causalità generale e causalità individuale, interverrà, credo, nel primo pomeriggio il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Nicola Mezzina, che ha seguito tutti i processi Montefibre che prima vi ho ricordato. Un'altra sentenza importante che ha confermato le condanne degli imputati, quindi ha accolto le nostre tesi, siamo a gennaio del 2018, è quella Sincantieri di Monfalcone, quindi Tribunale di Gorizia, Corte d'Appello di Trieste, Corte di Cassazione che ha confermato queste condanne. Concludo, perché non voglio rubare troppo tempo agli interventi dei relatori, richiamando quanto sta scritto nella carta sui rischi industriali e sui diritti umani a cura del Tribunale Permanente dei Popoli, che si insediò a Bologna per la prima volta il 29 giugno del 1979
e che esprime, credo, perfettamente il senso della passione che animava Luigi nelle questioni che affrontava quotidianamente con umanità e con rigore scientifico. Così recita l'articolo 2. I diritti affermati in questa carta e gli altri diritti umani, inclusi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, sono universali, interdipendenti e indivisibili. In particolare, la libertà dai rischi, incluso il diritto di rifiutare occupazioni pericolose e il diritto di organizzarsi contro i rischi, dipende dalla piena realizzazione dei diritti sociali ed economici, inclusi i diritti all'educazione, alla salute e a standard di vita appropriati. Vi ringrazio.